L'Abruzzo è tra le regioni migliori d'Italia per quanto riguarda la gestione delle scuole in emergenza coronavirus? Sì, è uscita questa classifica fra le tante, diciamo, che si vedono in questo momento, e siamo fra i primi in Italia per quanto riguarda la vaccinazione nelle scuole. Questo ci fa piacere, abbiamo lavorato molto su questo. Abbiamo lavorato attraverso, diciamo, anche una serie di iniziative su indicazione dell'assessore Vedì, per esempio quando abbiamo vaccinato i diciottenni. Qual è la percentuale dei vaccinati nelle scuole in Abruzzo? Ma guardi, arriviamo quasi al 100%, quindi sono numeri davvero importanti. I casi però si stanno registrando, ci sono anche diverse classi in quarantena in tutta Abruzzo. Allora, questo è inevitabile perché il virus ti protegge dal virus, dalla polmonite, ma non ti impedisce di incontrare il virus. È chiaro che, così come il Ministero sta facendo, bisogna cambiare un po' le regole del gioco, cioè mi sembra che questa è la strada che il Governo, il Ministero sta percorrendo con la riduzione del numero di giorni di quarantena, altrimenti questi ragazzi li troveremo in DAD. Il virus circola e continuerà a circolare, non pensiamo che finisce domani mattina la circolazione del virus. Però è chiaro che, insomma, oggi viviamo in maniera molto più tranquilla e serena, perché negli ospedali i casi sono in diminuzione, in rianimazione i casi non aumentano, chi si è vaccinato, seppure incontra il virus, non ammala, quindi mi sembra che possiamo vivere con un po' più di ottimismo, direi. E le terze vaccinazioni come stanno andando? Ma adesso i numeri sono ancora bassi, siamo, diciamo, questa settimana saremo arrivati a circa 300 vaccinazioni, però è chiaro che è l'inizio e soprattutto è una categoria particolare, perché non sono sempre disponibili alla vaccinazione, anche per le proprie condizioni, quindi soprattutto, per esempio, siamo partiti dializzati e abbiamo impiegato giustamente un po' di tempo. Però adesso stiamo vaccinando i pazienti oncologici, accelereremo e poi così via con i trapiantati, e poi già da ottobre il governo ha dato indicazioni di iniziare la vaccinazione degli over 80 della terza dose.